stato bullizzato durante tutte le scuole, ho avuto problemi a seguire delle materie che non riuscivo a interiorizzare. È anche vero che nel mio caso c'è dislessia di comorbidità e comunque difficoltà di studio, difficoltà di integrazione con i pari. Quando poi entri nel mondo del lavoro ci sono le difficoltà di capire le dinamiche interpersonali al di là del lavoro stesso. E niente, sono continuamente obbligato a ragionare sulle dinamiche interpersonali per vedere se hai sbagliato, se hai fatto bene, se era meglio, se era peggio, per cosa. E ti ruba via, e ti prende un sacco di lavoro, un sacco di energie. Beh, intanto direi che ad essere sconosciuto non è l'Asperger che è stato depennato dai manuali diagnostici, in quanto non sussistono caratteristiche fondamentali significative per differenziarlo dal resto dell'autismo. E ad essere sconosciuto non è lui, non è l'Asperger, ma è l'autismo stesso. Quindi, quando si è iniziato a identificare le caratteristiche di persone autistiche, quindi in qualche modo soddisfano tutti i criteri per lo spettro autistico, ma che hanno un verbale fluente e un cognitivo nella media o superiore, allora si è ritenuto di in qualche modo strutturare una nuova categorizzazione per queste persone perché l'idea dominante riguardo allo spettro autistico in quel tempo, in quel periodo e forse ancora tutt'oggi non riusciva a contenere questa peculiarità espressiva dello spettro, quindi questa modalità espressiva dello spettro. In realtà ad oggi sappiamo che una persona cosiddetta Asperger, quindi autistica, ma in un modo che non si vede, in un modo che non si direbbe essere autistica, può essere profondamente autistica in realtà nel suo funzionamento cognitivo, nel suo funzionamento sociale, nel suo funzionamento sensoriale. Quindi può essere una persona che in realtà vive la propria natura autistica in modo assolutamente pervasivo e profondo e anche imprescindibile. Di certo la verbalità e un cognitivo nella media non sono sufficienti a prescindere da quello che è poi il tuo funzionamento neurologico costituzionale. Quindi diciamo che in questo senso la diagnosi, non tanto di Asperger, ma quantomeno di spettro autistico, può essere molto utile perché va a spiegare tutta una serie di problematiche, di esperienze in cui si incorre nel corso della vita, che influiscono moltissimo sulla qualità della propria vita, che influiscono molto sulla qualità del rapporto con se stessi e con gli altri. E la diagnosi in qualche modo va a spiegare e anche a dare degli strumenti, se ben gestita, per iniziare a porre dei significati nuovi, dei significati accettabili e anche a dare strumenti per gestire, imparare a conoscere e poi gestire le proprie caratteristiche fondamentali, in modo da poter iniziare a funzionare nel rispetto della propria neurologia. Piuttosto che continuare a non riuscire a funzionare mai per il fatto di cercare di funzionare come funzionano gli altri. Nel 2013 il DSM-5, il manuale di riferimento dell'Associazione Psichiatrica Americana per quanto riguarda la diagnosi, le diagnosi di autismo, elimina la definizione di sindrome di Asperger e la incorpora in quello che è un'etichetta diagnostica più ampia, che è quella di spettro autistico. Si tratta di quello che oggi è definito quindi autismo di livello 1. Un autismo che non ha compromissione intellettiva, cognitiva e nemmeno nello sviluppo del linguaggio, principalmente. E proprio per questo motivo viene molto spesso sottovalutato, soprattutto dagli specialisti, i quali a volte possono ritenerla,
una sorta di autismo, non solo gli specialisti, anche molti genitori di autistici con un funzionamento differente, con una compromissione maggiore di alcune abilità, vedono i cosiddetti Asperger come dei falsi autistici. Allora io vorrei utilizzare una definizione che una relatrice durante la presentazione del mio libro mi ha suggerito e che trovo estremamente calzante. Guardate l'autismo come un iceberg. Quello che esce dall'acqua, cioè quello che si vede, quello che vedete qui, una persona che bene o male, insomma, magari si muove un po' così, ma è soltanto la punta dell'iceberg. Il problema è quello che c'è sotto l'acqua, che non si vede. Ecco, tutta una serie di caratteristiche che vanno dalle differenze nella percezione, nell'elaborazione degli stimoli sensoriali, alle difficoltà o comunque alle differenze nelle modalità di socializzazione, ad esempio, alle crisi che possono sopravvenire quando avviene un sovraccarico sensoriale. Tutte queste cose, le persone diciamo, nella parte dello spettro con minore compromissione riescono in qualche modo a nasconderle. Il problema è che nasconderle non vuole, un po' come nasconderle la polvere sotto il tappeto, rimane lì. Poi a un certo punto il rischio è che la polvere sia tanta che non possa essere più nascosta sotto il tappeto, poi c'è una montagna di polvere sotto il tappeto. Quindi non giudichiamo e non giudicate in modo superficiale le apparenze, perché se poi è stata creata una definizione di spettro, quindi una definizione dimensionale dell'autismo, ed è stata creata da specialisti, è probabile che avessero in mente qualcosa, quindi effettivamente tutte queste diverse manifestazioni appartengano a una sola condizione. L'Asperger è autismo. Un Asperger può avere grosse difficoltà. Forse si confonde autismo ad alto funzionamento e Asperger con alto potenziale cognitivo. Non sono proprio la stessa cosa. Il fatto di avere un alto potenziale cognitivo, non ti mette al riparo dalle difficoltà dell'autismo, anzi, in alcuni casi potrebbe anche accentuarle. Allora, non mi piace definirmi Asperger, anche se lo sono, ma semplicemente per il fatto che secondo me è un termine che porta a confusione. A me piace parlare di spettro autistico e basta. Quindi spettro autistico con le varie differenze, fine. Personalmente, dato che poi è scritto così nel DSM-5, secondo me, se si capisse che si parla di spettro autistico e basta, sarebbe molto più semplice capire veramente di cosa si parla quando si parla di autismo a 360 gradi. In ogni caso, la diagnosi a me ha dato tante risposte e mi ha fatto superare tante difficoltà e mi ha fatto capire di non essere pazza. E semplicemente mi ha fatto capire come funziono. E la cosa bella è il poter sempre informarsi e capire sempre di più della propria testa. Il mio rimpianto principale è quello di non averlo saputo sin da piccola, e per questo io ci tengo tanto, tanto, tanto a informare come posso e a testimoniare, perché se penso che possono esserci tanti bambini o anche adulti che non conoscono bene lo spettro autistico, quindi non pensano di poterci rientrare perché c'è poca informazione, nonostante sia migliorata negli ultimi anni, ma secondo me non basta. Ci tengo a testimoniare perché se penso a quanto ho sofferto e sinceramente soffro tuttora, e se penso che ci potrebbe essere gente così che non conosce questo aspetto e potrebbe rientrarci, penso che sia veramente importante comunicare e testimoniare.